Trattato di un furto, ma di una vera e propria rapina, atteso che il cellulare è stato strappato dalla vittima con violenza. E il tentativo poi, qualche minuto dopo, di ottenere un riscatto per la riconsegna. Ecco, quanti soldi chiedevano per restituire il cellulare a questo ragazzino? Nell'occasione sono stati richiesti 200 euro. Ecco, diciamo il ragazzo che poi, per cui avete preso questo provvedimento pesante dell'arresto, aveva anche dei precedenti. Il provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria dopo aver valutato le circostanze, le risultanze investigative raccolte nel corso delle indagini scatenate subito dopo l'evento e la denuncia presentata dalla madre della vittima. Ecco.